Ehi, sono Flavio, il Meeple con la camicia, e benvenuto a questa nuova puntata in cui ti farò vedere l'unboxing del Consiglio dei Quattro nella sua nuova edizione. E voglio ringraziare la Cranio Creation per avermi fatto avere una copia. Diamo un'occhiata alla scatola. Olè. Molto carina la grafica particolare. E voglio ringraziare anche di nuovo la Cranio Creation per avermi dato l'apertura facilitata, col cellophane. Yao! No, ci ho provato. Yao! Ok, come quelli bravi. Bene, bene, bene. Togliamo il dannatissimo cellophane. Ecco qua. Oh. Vediamoci la scatola anche senza i riflessi del cellophane. Sono tutti i componentini. Ecco qua. E andiamo ad aprire. Yao! Oh, vieni, 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 vieni. Vediamo subito. Allora, innanzitutto il regolamento. Diamogli un'occhiata. Questo nuovo, sinceramente, non l'ho mai visto. Sono abituato a quello precedente, quello vecchio. Ecco qua. Sono molto carini i disegni, eh? Sembra comunque fatto abbastanza bene il regolamento. Esempi, immagini. Bene, bene. Gli daremo un'occhiata. Oh mio Dio. Sembra tipo quel dinosauro che fa. Ok, diamo l'occhiata alla prima fustella. Ok, questi sono i segnalini con le lettere che indicano le città. Questi sono i servitori. Altra fustella. Ok, questi sono i segnalini giocatore, i segnalini delle città. Ok, carina la grafica, non mi dispiace. E questo è il tabellone che magari ce lo vediamo dopo. Lo mettiamo da parte. Oh, qui abbiamo una plancia che è una delle novità, perché effettivamente non c'è nella vecchia edizione. Segnapunti e tutto quanto erano sul tabellone stesso. E qui in puro stile Simon abbiamo le miniature belle impacchettate. Qui ci sono anche. Ok, queste dovrebbero essere le schede di riferimento. Cellofanate, ovviamente. Grazie, eh. Mi avete ingannato col fatto che il cellofan era un po' strappato sulla scatola. E poi mi fate queste trappole. Queste trappole. Ok. E dai. Oh, ecco. Tipo adesso strappo tutto. Ok. Sì, queste dovrebbero essere tipo delle plancette per ogni giocatore con tutte le varie indicazioni delle azioni che si possono fare. Sì. Poi abbiamo le carte, ovviamente sono in cellofanate. Vediamo un po' se senti ululare nel sottofondo. È il povero cane dei vicini che viene lasciato da solo e quindi lui piange. E noi siamo tristi. Ok, vediamo un pochino. Ok, queste sono essenzialmente le carte. Con i vari colori sono belle consistenti. Se non ricordo male, nella vecchia edizione erano più grandi le carte. Le carte, sì, erano più grandi. Sono molto carine e fatte proprio bene. Questo è il jolly. Ok.
Qui abbiamo sacrosante bustine. Questo è un inserto che si rimuove e, come puoi vedere, ha proprio tutti gli scompartimenti per tutti i componenti, che è molto apprezzabile. Questo in qualche modo si toglie così. Ok. In qualche modo si apre anche, no, c'è lo scotch. Insomma, è un dramma aprire questa scatola. E dai. Uno. Anche di qua, vero? Sì, c'è anche di qua. Questo non lo posso fare a morsi, mi sa, perché mi disintegro labbra e lingua se mi avvicino a questa plastica che è taglientissima. Sento già le mie dita che si stanno infrangendo. Ecco, qua. Ecco, ce l'abbiamo fatta. Non è vero, non si vuole aprire. Ah, ma c'è anche di qua. Vabbè. Oddio, crolla tutto, sta crollando tutto. È già crollato tutto. Ho fatto già danno, eh. Ecco, ho risolto. Basta stritticare un pochino e il gioco è fatto. Le cose complicate, oh. Dai, su, fai il bravo, bravo. Ok. Ah, c'è un primo livello con queste. Questo probabilmente sarà il segnalino primo giocatore. Credo di sì. Le miniature sono molto carine. Fatte bene, ovviamente. Parliamo della Simon, quindi la qualità è sicuramente ottima. Oh, ma c'è il. No, io. Cioè, posso fare questo? Posso fare questo? Ok, va bene. Qui ovviamente c'è descritto come rimettere tutto quanto dentro, altrimenti impazzisci ogni volta. Di là c'è qualcuno che fa, costruisce cose e fa rumore. E questo. Continuano. Queste sono le altre miniaturine che si stavano cappottando prima, che non ho idea di cosa siano. Più da vicino. Carine queste piccine, comunque hanno anche questo è un bel dettaglio, vediamo se riesco a fartele vedere un po' più da vicino. Eccole. Molto belline. Sì, decisamente molto carino. Non ci resta che vedere il tabellone, se riesco a fare dello spazio. Ok, dopo aver fatto un po' di spazio, vediamoci il tabellone. Il tibli bli 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 bli. Ole. No, le bustine in mezzo. Guarda tu. Molto carino. Colorato. Semplice e intuitivo. Qui vengono messe le miniature ed è già un'altra differenza al posto della versione precedente, intanto che aveva i puzzilli in legno e aveva un piccolo accrocchetto in cartone dove venivano messi. E questo è l'altro lato. Suppongo per una mappa differente o per un numero differente di giocatori. Questo ancora lo so, lo scopriremo vivendo. E questo era l'unboxing del Consiglio dei Quattro.